Sono. Che puntata siamo arrivati? Alla 20? 25esima. 25esima. Ok, allora partiamo. Io sto a casa e parlo di pallavolo, 25esima puntata, tutta al femminile, perché avremo due ospiti importanti, due ospiti di grande esperienza internazionale. E vado per ordine di anzianità. Lorenzo Micelli, ciao Lorenzo, un saluto. E Stefano Lavarini, ciao Stefano, un saluto anche a te. Ciao. E con me, come sempre, alla conduzione Rocco Bruni, ciao Rocco. Ciao, buonasera a tutti. E in cabina di regia Rock Stinf, nostro aiutante strategico, insomma, che come... ciao Rocco. Bene, allora partiamo subito con la prima domanda che tocca a me, vero Rocco, farla? Sì, vai. Siccome spesso abbiamo visto sia Lorenzo e sia Stefano, come dire, uditori, no, di altri colleghi importanti che hanno, diciamo, che sono stati ospiti in questa piattaforma, la prima cosa che abbiamo pensato di chiedervi è che impressione avete avuto di queste conferenze che avete ascoltato, cioè quali sono le cose che vi hanno colpito di più dalle persone che dagli allenatori che sono stati relatori. E insomma, Lorenzo, che cosa hai imparato da questa kermesse che abbiamo fatto? Io sono arrivato dentro intorno al 20 marzo e quindi già era partito, perché non ancora ci allenavamo, quindi eravamo un attimino. E poi con Rocco mi sono fatto riaggiornare sulle puntate precedenti, e mi ricordo anche il mental coaching, anche che ho risentito anche due volte, perché era molto molto interessante. Però ecco, mi sono rimaste delle pillole, logicamente, nella testa, no? Perché okay, parlando di pallavolo nel senso maschile, per dire, quando mi sono messo ad ascoltare Prandi di Giorgi, okay, mi sono ritrovato molto di quella parte dell'allenamento maschile che anche propongo con le ragazze. Quindi mi sono rivisto un pochino di maschile, quello che si apporta un attimino dentro la parte femminile. Cioè, queste sono le cose che ti dico io che mi hanno colpito, perché poi alla fine, quando tu ascolti, è come quando vai a un corso allenatore, no? Quando ascolti le cose che sembrano banali, sono quelle che ti riaccendono le idee, ti riaccendono e ti fanno anche capire che stai andando dalla parte giusta. Quindi non sono mai banali, ma anzi sono una conferma del lavoro giusto e comunque sia della via che stai prendendo. Mi sono, per dire, è stato bellissima sentire, anche quando non parlava di pallavolo, ma parlava di umanità, il carisma di Bernardinho. Cioè, Bernardinho, sentirlo parlare delle vittorie, delle sconfitte, che non vuol mai perdere, come Stefano, che non accetta di perdere, come Stefano diceva, lì quindi si è andato più dal punto di vista del carisma, come è stato ancora l'idea della gestione degli Stati Uniti, no? Ok, se ne parla tantissimo, non è, tra virgolette, il nostro sistema, però ci sono delle cose che in allenamento, secondo me, vanno fatte, perché quel sistema lì, secondo me, dentro l'allenamento, nel quotidiano, il rapporto tra i ruoli, la comunicazione tra i centrali, no? Anche quando facciamo tanti esercizi analitici, anche quando parliamo la mattina, tante volte cerco di coinvolgere loro stesse a correggere la compagna, no? Di dire: sì, è vero, hai fatto questo, si guarda le mani come le stai mettendo, e questo feedback per me, anche se noi non usiamo durante le partite, no? Nell'analitico mi piace un pochino, quindi devo anche dire che sotto questo punto di vista qua mi sono piaciute come le idee sulla comunicazione durante l'allenamento, anche di Davide, quando si parlava, no, anche del discorso proprio dell'allenamento. Quindi, cosa vuol dire preparare bene un allenamento? Questo ne abbiamo parlato tante volte, che con Davide, preparare bene un allenamento vuol anche dire ascoltare i tuoi giocatori, quindi quello che ti stanno chiedendo loro. Quindi ci sono stati tanti spunti ogni sera diversi, ok? E lo stesso del mental coach, che è stato, diciamo, la prima che mi sono riascoltato non avendola seguita,
per cui ci sono stati tantissimi spunti che secondo me sono stati molto interessanti per tutti, per altri logicamente, quindi anche per me ci sono state delle cose che vorrei analizzare un pochino di più, sarebbe bello parlare faccia a faccia con i diretti interessati, però logicamente è sempre molto difficile e quindi diciamo che le conferme ce ne sono state, delle idee nuove ce ne sono, bisogna vedere poi il livello del campionato e della squadra con cui tu vai a lavorare, perché poi alla fine è sempre il solito discorso, l'analisi che dobbiamo fare è su noi stessi, ok, e logicamente aprire gli occhi e guardare anche quello che c'è intorno a noi. Ainen l'hai visto? Perché lui è il più sconvolgente di tutti. No, Ainen lo conosco da quando allenava i maschi a Bydgoszcz, perché era molto vicino a noi e ogni tanto ci veniva a trovare, quindi l'ho risentito, però lui lo conosco, quindi e poi essendo stato in Polonia anche i suoi esercizi, la metodologia, il rapporto con i giocatori un pochino lo conosco, quindi è stato un pochino, tra virgolette, lo conoscevo già. Ho capito. Stefano, qual è la tua, diciamo, idea di questi incontri, di questi meeting che a cui hai assistito, che magari hai avuto modo di rivederti su YouTube o in altro modo? Ma guarda, io devo farti complimenti prima di tutto, perché secondo me, io credo che sia stato tu il primo, hai lanciato un qualcosa di clamoroso, perché poi secondo me siamo arrivati in una fase in cui magari qualche volta può sembrare anche noioso riascoltare le stesse cose senza avere la possibilità, non le stesse cose, però parlare senza avere la possibilità di tornare in palestra e fare, ma non so se siamo ancora consapevoli di cosa abbiamo passato nei mesi recenti fondamentalmente, quindi secondo me hai fatto un servizio clamoroso a tutti quelli che gli mancava l'aria a non parlare di pallavolo. Sono d'accordo con Lollo che spesso, come ai corsi di aggiornamento, si sentono delle cose che, già, sì, questo faccio anch'io, la penso anch'io così, però nella quantità di cose che dobbiamo gestire poi vanno nel sommerso e quindi far riscattare le scintille, soffiare un po' sulla brace, dare motivazione e stimoli per interpretare il lavoro in una maniera magari anche leggermente diversa, secondo me è stato così, ha avuto questa funzione prevalente e secondo me è stato fantastico. Poi anch'io penso aver preso degli spunti, voglio rivederle, non le ho viste tutte, ho cominciato anche un po' tardi e ho trovato degli spunti in tutti. Sono d'accordo che quando a volte giudichiamo o valutiamo quello che viene detto, bisogna anche poi contestualizzare l'esperienza del singolo allenatore, l'esperienza anche del momento del singolo allenatore, perché io sono un allenatore molto giovane, no? Però se vogliamo, non ex giocatore, che ho cominciato a lavorare esclusivamente in settori giovanili, però poi da quando sono passato all'alto livello, diciamo, a mano ho sempre lavorato in contesti dove le gare, soprattutto negli ultimi anni, l'hanno fatta da padrone rispetto all'allenamento. Di conseguenza mi sono trovato recentissimamente a preoccuparmi, è una cosa che continua a girarmi nella testa, molto più di quello che si deve fare piuttosto che di come lo si deve fare. Quindi, ad esempio, tante delle discussioni che avete fatto qua mi hanno rimesso un po' al centro l'aspetto tecnico individuale. E quindi spesso mi accorgo che io non parlo di tecnica. E invece ho cominciato questo lavoro parlando solo di tecnica, fondamentalmente. E quindi cambiano un pochino i presupposti ed è bello sentire così un po' tutti. Poi mi ha colpito anche, mi ha rinforzato, ci sono state delle giornate in cui ero un pochino perso, perché io sono un contadino, un montagnino legato alla pratica e all'esperimento sul campo. Di conseguenza c'erano delle volte che dicevo, io non capisco nessuna parola di quello che stanno dicendo, non so di cosa stiano parlando, ma è sicuro che è il mio lavoro. Nel senso che però poi ci sono state delle occasioni in cui tutto questo è stato rimesso a posto e soprattutto è stata rimessa a posto anche quell'idea per cui ciascuno di noi deve un po' rispettare se stesso, cercare di crescere, di migliorare, di acquisire maggiori competenze, ma rispettare anche la propria indole. Io ho visto colleghi e io stesso rimanere a bocca aperta a fronte dell'intervento di Karch
e il giorno dopo allo stesso modo per l'intervento di Bernardo, che diceva cose quasi diametralmente opposte in diversi momenti. Quindi, cioè, eravamo così, modello scientifico, arriva Bernardo il giorno dopo e dice: ma noi andiamo lì, vediamo quello che abbiamo a disposizione e facciamo. Bravo, bellissimo. Perciò, insomma, mi ha rinfrancato, mi ha suscitato voglia di imparare nuove cose. Mi porto via soprattutto un'esigenza, che è quella di, spero adesso di avere a disposizione una preparazione vera, e quindi l'esigenza di mostrare la tecnica per immagini, quindi far rivedere alle giocatrici quello che fanno. Questo è un aspetto che mi ha colpito, l'ho sentito in molti contesti, no? Allenatori, maschile, femminile, psicologi, e quindi questo è un aspetto che ho già sperimentato in passato, ma sono un po' scarso da un punto di vista tecnologico, e in questa prossima preparazione invece vorrei assolutamente implementare. Da un punto di vista esercizi, l'idea nel cercare di inserire battute e ricezione con ancora più costanza, magari degli spot in ciascun allenamento, l'idea dei mini punteggi negli esercizi di battute e ricezione, cosa che io ho sempre fatto, o per la maggioranza ho fatto senza punti, e invece mi piace proprio di andare a stimolare quella situazione. Mentre poi, vabbè, altre cose, non so, un ultimo, mi ha colpito una considerazione che ho sentito da Lorenzetti l'altro giorno, quando parlava della consapevolezza dei giocatori riguardo al momento del set, riguardo a quando la squadra è un po' sotto perché non sta performando come dovrebbe in qualche fondamentale, in qualche parte del gioco, quindi l'idea di riunirsi in mezzo al campo, di parlarne, di trovare una soluzione, un qualcosa che secondo me vuole incentivato anche durante l'allenamento, e quindi la sensazione di poter mettere negli esercizi appunti qualche time out fisso che loro utilizzino, dare il compito a loro di utilizzare dei momenti per ragionare sul loro momento del gioco, come possono conservarlo, come possono migliorarlo. Quindi insomma, tantissimi spunti, le due parole chiave per me sono state un ritorno all'attenzione tecnica individuale e al centro in assoluto la comunicazione sotto tutti gli aspetti. Grazie Stefano. Prima Rocco che intervieni, volevo, perché lui ci ha chiamato in causa, ci ha fatto un sacco di complimenti, no? Cioè, questa trasmissione, vabbè, oltre che chiaramente con Rocco Bruni e Rock Stinf, che sono comunque le anime insieme a me di questa terribile cosa, però va detto che è stato veramente un lavoro di gruppo, no? Perché Nicola Negro ci ha aiutato a portare prima Carci Chirali e poi Zeroberto. Carmen Pimentel ci ha aiutato a portare Bernardino. E tuttora, no, stiamo lavorando, no, per portare altri personaggi, insomma, importanti, e abbiamo trovato sempre grande disponibilità, no, sia da parte, no, vostra, dei grandi allenatori, eccetera, ma anche proprio delle persone ad aiutarci a realizzare questa cosa, per cui questa veramente la resa possibile. E quello che ha caratterizzato un po' quello che abbiamo fatto noi sono state due cose. Prima il profilo, il taglio che abbiamo dato, cioè noi, no, abbiamo fatto sempre domande sulla metodologia, sul coaching, sul come fare allenamento, e questo penso che sia stata un po' una cosa che ha caratterizzato un po' il nostro appuntamento. E poi, beh, sì, chiaramente l'idea iniziale che ha preso questo giro che non ci aspettavamo. Mauri, se posso solo aggiungere una cosa, è clamoroso però, secondo me l'Italia, che ha molti difetti, no? Anche l'Italia intesa come pallavolo, e dobbiamo crescere sotto tantissimi aspetti, però così come sta diventando una scuola, secondo me, importante, ha insegnato un po' anche in questo senso, perché altrove ci sono vari aspetti che funzionano meglio che da noi, se non altro la figura dell'allenatore stessa. Ma questo istinto di condivisione degli allenatori italiani, soprattutto, è qualcosa di incredibile. Cioè, all'estero non è così dappertutto. Ci sono diversi luoghi dove c'è una impressionante gelosia tra uno e l'altro. Qua chiunque condivide facilmente con chiunque. E io che dico, è da poco che alleno a questo livello, no? E quindi tutti questi signori che ho avuto il piacere di ascoltare, o Lollo con cui ho il piacere di fare un intervento congiunto questa sera,
era già così quando io andavo a vederli, cioè quando io allenavo l'under 16 e andavo a vedere questi qua e a raccogliergli i palloni, e loro erano già così allora. E secondo me stanno così nascendo cose come quella che hai organizzato dovunque. Domani io devo fare un intervento in Portogallo, in Brasile hanno cominciato a farne un sacco, quindi secondo me stiamo insegnando da questo punto di vista il valore della condivisione. Abbiamo fatto squadra. Vai, Rocco. Molto bene. Passiamo alla seconda domanda. Voi avete fatto entrambi delle grandi esperienze e tuttora fate all'estero. Ecco, quello che volevamo chiedere è proprio questo. Cosa avete imparato da questa esperienza all'estero e soprattutto cosa fate oggi rispetto a quello che facevate tipo 4-5 anni fa o qualche anno fa, insomma. Continuiamo con Lorenzo e poi Stefano. Logicamente la prima cosa è stata lo scontro vero è stato con le culture, con le culture diverse, quindi io penso che la prima cosa che uno straniero, perché poi quando inizi ad andare fuori all'estero diventi uno straniero, non sei più quello che allena le straniere in Italia come avevo iniziato, e la brutta cosa era imporre il metodo. Noi volevamo imporre il metodo italiano su tutte le aree, no? dal modo di vivere, dal modo di mangiare, e invece cioè, agli altri gli interessa come alleniamo. E questa qui è stata l'esperienza di diventare straniero, è questo, cioè rispettare le culture e mettere in pratica la pallavolo, logicamente, però adattarlo alla loro cultura. Questo qui, logicamente, per me è stato, avendo vissuto Turchia, Polonia, adesso Francia, quando arrivo inizio a capire prima di tutto chi sono le persone che ho dall'altra parte. Quindi, come ti dicevo l'altra volta, per creare il buon allenamento sicuramente è importante ascoltare quello che sta succedendo di fronte a te. Quindi questa qui è stata la cosa, secondo me, più importante, e l'esigenza più importante di trovare anche risultati, perché poi alla fine se vuoi vincere, se devi vincere, la chiave prima di tutto deve entrare nella testa dei tuoi giocatori, quindi la cooperazione, la condivisione, no? E logicamente negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi anche 10 anni è cambiato tantissimo da come allenavo in Italia, da come comunque sia anche le generazioni, perché tante volte sono le generazioni che danno anche il cambio del modo tuo di allenare, perché non puoi continuare ad allenare come allenavi 20 anni fa. Se io penso come quando ho iniziato a allenare in A2 era il 2001, nel 2005 era già ero in A1, se penso a quello che facevo nel 2005, quello che faccio oggi è completamente diverso. Stiamo parlando poi di 2 o 3 generazioni di giocatori. Questo, cioè, cosa vuol dire? Non è che uno cambia la pallavolo perché va a allenare in Francia, perché va a allenare in Polonia, perché va. Secondo me il sistema di allenamento qui rimane per me lo stesso, anche l'analisi che vado a fare rimane la stessa. E Stefano mi diceva dei video da Carcia anni fa, quando ci avevo parlato, mi diceva mando i video nei cellulari delle giocatrici. Io ho iniziato a mandare anche video nei cellulari delle giocatrici, adesso che vivono con questo telefono tutti i giorni, i video analitici, quando parliamo di analitico o situazioni sintetiche, ok, dove sono riprese loro, gliele mando direttamente nel telefonino. Prima per me non ci avrei mai pensato, no, che potesse aiutare il nostro telefonino, che è dove le ragazze vivono. Invece adesso vanno in trasferta, ok, anche per le tecniche di ricezione, attacco, di spostamento a muro, eccetera, coi centrali. A ognuno gli mandiamo con lo scoutman, ok, dei file su YouTube, e loro vanno dentro, si rivedono, poi durante la giornata libera, durante, no, quando ti incontri, vengono fuori delle cose. Questo qui per me è stato un cambiamento totale, perché prima ero regolato dalla situazione, principalmente studio dell'avversario. Quindi tanto per me il cambiamento che ho avuto nel rapporto con il team, con le squadre, è stato nelle preparazioni, molto molto è stato nelle preparazioni. Nell'allenamento, logicamente, ho diminuito la fase d'attenzione sui sistemi di punteggio, semplificandoli al massimo. Infatti, quando l'altra volta Brandi parlava di sistemi di punteggio, come ti dicevo, sono andato molto a scemare l'idea della complessità del sistema di punteggio.
ho aumentato tantissimo il parlare, quindi il cercare il feedback nel singolo giocatore nell'allenamento della mattina. Quindi nell'allenamento della mattina, queste sono le cose un pochino che ho cambiato, come ti dicevo, dal 2005 a oggi, vedo che le esigenze di oggi nella comunicazione interpersonale, nel far capire quello che veramente bisogna fare, e quindi nella condivisione, è la cosa fondamentale. Quindi condividere con loro il momento di condivisione è nell'allenamento della mattina, è nell'allenamento di tecnica analitica, essendo io un allenatore che faccio tutto sul sintetico, lavoro tantissimo sul sintetico, però vedo che l'analisi, quindi l'analitico, mi serve come conversazione, come condivisione del mezzo tecnico. Questo qui è stata la cosa, secondo me, più importante. Ok, Stefano? Io fondamentalmente negli ultimi anni credo che mi sia cambiata un po' la mano sull'allenamento, sulla gestione dell'allenamento, sull'intensità, sulla valutazione dei carichi, perché io comunque non è che ho l'esperienza di Lorenzo, no? E quindi 5-6 anni fa per me era più o meno i primi 2 anni a questo livello, quindi diciamo che negli anni poi ho aggiustato il tiro su alcune cose, ripeto, ho acquisito un po' di mano sulla gestione delle varie situazioni. La cosa che penso sia cambiata di più è la gestione dei carichi, sia intesi come allenamento che dei carichi settimanali, e da un certo punto di vista anche la programmazione. Mi sembra che pochi anni fa, appunto nei primi anni, c'era un po' più di così la considerazione dell'allenamento, lo ricordo molto più a sé, e di conseguenza capitavano dei momenti della settimana che si addicevano di più o di meno a spingere, e quindi insomma poi dopo rischiavo magari di compromettere un pochino lo stato di forma delle ragazze. L'altro aspetto, anche all'interno dell'allenamento, cose di questo tipo, però ecco, non mi vengono in mente delle situazioni particolari. La mattina io ho fatto un po' il contrario di quello che diceva Lorenzo, nel senso che all'inizio ricordo che i primi anni cercavo di ricreare la mattina, soprattutto nelle mattine dopo i pesi, dei gruppi di lavoro dove invece potevo ricostruire delle esercitazioni sintetiche. Invece diciamo che ho semplificato un po' la cosa, nel senso che la mattina è diventato analitico soprattutto per i ricevitori, per gli specialisti di seconda linea, e se c'è della sintesi è più tra alzatori e centrali in qualche situazione di lavoro d'attacco, perché sennò poi anche i centrali più spesso li faccio lavorare a muro. Quindi insomma, conferme e smentite, qualcosa che mi ha costretto a già aggiustare un po' il tiro, però ecco, non ho cambiato così tanto la mia metodologia di lavoro. Per quanto riguarda il discorso video, vorrei fare come ha detto Lorenzo, perché è una cosa che non ho fatto. Diciamo che negli ultimi 2 anni e mezzo l'idea di il Brasile non è stata la cosa più facile del mondo a organizzare tutto da un punto di vista tecnologico, scout, video. Io avevo insomma delle abitudini, delle certezze con le persone con cui lavoravo a Chieri e a Bergamo. E poi dopo però, nello spostarsi in Brasile, la lingua, la metodologia, i software, insomma è diventato tutto un po' più difficile. Quindi io per certi versi ho bisogno di una stagione che comincia da zero per poter fare qualcosa di così di nuovo, perché negli ultimi 2 anni e mezzo, 3, anche questa stagione a Busto, io alla fine, per quanto ci siamo confrontati costantemente con Marco Musso, che era il mio assistente che ha gestito la parte di preparazione, però io quando sono arrivato si giocava 3 giorni dopo, quindi insomma non è che ho innovato tanto la mia metodologia di lavoro. Ok, grazie. Allora veniamo alla terza domanda, no? Filosofie, idee, convinzioni che muovono la vostra attività di coach, cioè quali sono i vostri principi, Lorenzo? Fondamentalmente la cosa che mi piace di più, cioè io valuto, voglio sempre uno staff che sia di primo ordine, nel senso che il signor sì, no, non servono a nessuno, quindi più di primo ordine lo staff
Quindi il livello delle persone che ti stanno attorno è fondamentale, per cui è vero che punto tantissimo sul preparatore e sul fisioterapista, che sono le persone che ti danno, diciamo, questo è il triangolo vero del team, della squadra, però logicamente gli assistenti, quindi la costanza di lavorare con le stesse persone per tanti anni e, come dicevo, che non siano dei signor sì, questo qui è una delle mie veramente cavalli di battaglia, cioè faccio la lotta per avere le persone brave, penso che nella mia storia ce ne sono state parecchi, perché ne vedo anche qualcuno anche in cadenza anche più in alto, e quindi questo qui è importantissimo per me, quindi lo metto proprio come principio per fare un grandissimo lavoro. Logicamente questo qui lo staff ma ci credevo già da quando ho iniziato tutto, da quando proprio ho iniziato pensavo che veramente lo staff è l'anima di tutto. E logicamente all'estero ho vissuto delle situazioni molto più semplici a livello di coaching, perché l'allenatore all'estero è l'allenatore manager, quindi gestisce molto di più tante situazioni che in Italia tante volte ho sofferto, e quindi questa cosa qui diventa anche molto più semplice lavorare all'estero che lavorare in Italia. Poi logicamente la sinergia con il team e tutto di cercare di creare l'ambiente più positivo possibile. Inizialmente ho faticato tantissimo anche con me stesso, e quando ho iniziato, quindi sono andato errori su errori, ok, a giudicare tante volte l'errore e non a prendere quel poco di buono che c'era. Adesso vedo che è diventato un cavallo di battaglia di non nascondere l'errore, però valutarlo in modo diverso, nel senso che esiste l'errore, siamo umani e ci può essere. La positività intorno all'ambiente della squadra è fondamentale. Quindi io direi che la filosofia in generale, in parole povere, è avere la positività intorno su tutto quello che sta accadendo, quindi e dare, logicamente, che la fiducia. Quest'anno poi le ragazze me l'hanno dimostrato nell'esperienza francese, è stato veramente per me un feedback di questo genere. Non eravamo fortissimi, quindi ho provato un attimino a spingere l'acceleratore piuttosto che su questa situazione di positività, no? Di arrabbiarmi qualche volta di più. In certo momento le ho sentite proprio che si stavano per staccare. In questo momento loro hanno detto, ok, siamo noi, andiamo. Da quel momento lì non so cosa è successo, perché come al solito mi sono ripreso, mi sono rianalizzato e ho visto che la mia positività, la positività che abbiamo messo all'interno della squadra ha riacceso la fiducia, ha riacceso tutte le motivazioni che si erano un pochino spente dal nervosismo, dalle situazioni che poi possono accadere quando i risultati alla fine non vengono. È vero anche, e questo qui ci metto la mano sul fuoco, che in tutte le squadre c'è sempre il periodo down, no? Dalla felicità del settembre-ottobre alla negatività, e che l'acquisizione dei ruoli, no? Finché non tutti all'interno della squadra non accettano i propri ruoli, siamo novembre-dicembre, e chi riesce ad accorciare questo gap prima possibile fa il salto di qualità prima possibile nel campionato. Quindi questo qui è sempre, e me lo tengo come esperienza, quindi so anche con le ragazze facciamo dei meeting dove glielo dico, ragazzi, questo arriva al momento difficile, arriva perché questo, perché parliamo di gelosie, parliamo di ruoli, parliamo di incomprensioni, parliamo di comunicazione, e c'è, ed c'è stato ogni anno, e gli anni migliori sono stati quando questo gap, quindi quando noi ci abbiamo messo lo zampino e quindi abbiamo imposto questo ruolo, e quindi abbiamo fatto digerire che il ruolo della squadra è questo. Quindi ci sono anche questo sinusoide da gestire, per cui ma è un sinusoide che in ogni squadra mi sono ritrovato, e quindi in qualche squadra ho faticato a gestire, perché non è semplice a volte, quindi i tempi di gestione sono stati molto più lunghi, in qualcuno è stato molto veloce, però i risultati sono stati da questo, si sono visti, vorrei dire. Ti volevo chiedere una cosa, Lorenzo, perché tu hai parlato prima, nell'intervento prima, di feedback che cerchi dai giocatori, no? Dicevi, soprattutto la mattina, quando abbiamo più tempo, eccetera, eccetera. A parte il mattino, cioè, come lo cerchi? Per esempio, in questo meeting che fate, cioè, li coinvolgi, cioè, chiedi quello che loro vogliono, cioè, quello che
diciamo, il loro parere, le loro, la loro idea. Come fai a ricercare questo feedback? Prima, sì, sì, nel confronto è un confronto vero e proprio, nel senso che prima è quello che sentono veramente loro, perché a volte i giocatori non sentono quello che stanno facendo, e questa è la differenza, no, tra il talento e il giocatore mediocre, nel senso il talento sente, è percettivo, e quindi ogni movimento, ogni cellula del suo corpo lui la sente come si muove. Il problema è quando tu vai a lavorare con il giocatore medio, e quindi lì a volte non si riconosce se stesso. Quando poi vai a video, sono io quello? No, io rido, Lollo rido perché Lì è il nome di almeno 7-8 giocatrici medie della Corea, per quello che mi viene da ridere. E quindi ti dicevo, il discorso è che certe volte non riescono a sentire, no? Il lavoro, per dire, dei centrali, che a me piace tantissimo, no? Differenziare il discorso dell'apertura in croce, subito in croce tra la palla super e la palla alta, e come loro volano sulla rete, sulla super, no? Cercando di tenere più possibile le spalle e i gomiti sulla stessa linea, e a volte loro non si accorgono che si aprono completamente, cioè, e allora e quindi prima di tutto gli dico: stai sentendo quello che sta succedendo con il tuo corpo, no? Vedi, perché loro la richiesta la conoscono, no? E a volte non basta la parola chiave a dirgli sì, è la spalla destra, no? Allora sì, non è la parola chiave, è rivedersi. Questo rivedersi è la chiave di sempre. Questo qui se ne parlava già dagli anni, Mauri, che eravamo stragiovani, no? Stiamo parlando degli anni 90, cerchiamo di rivederci, il modello è importante, ma è la verità. E quindi è logico che il loro feedback avviene quando iniziano ad allenarsi dopo aver visto il video insieme. E quindi quando hanno capito non quello che devono fare tecnicamente, perché tecnicamente sono degli atleti preparati, si giocano in Serie A, non finiti, preparati, diciamo. Però quando vanno a video si rivedono, e poi da quel momento lì inizia il vero challenge con loro stessi. Ed è bellissimo, perché loro adesso sono loro. Tante volte gli dico: tu sei il tuo allenatore adesso. Quando hai fatto video con me diventi tu l'allenatore, non sono più io. E quindi è bellissimo, perché ti guardi negli occhi, fai un sorriso o gli fai così, e già hanno capito tutto. E quindi questo è il feedback, è il vero feedback che è necessario per poter fare quel salto di qualità che diventa alla fine il loro challenge. Stefano, a parte lì. Allora, ma guarda, io tra l'altro mi è venuto in mente prima, ho avuto un passaggio vuoto, perché non mi ricordavo una delle cose che sono cambiate di più nella mia metodologia. Per completare il discorso di prima, in verità c'è anche l'attenzione all'avversario, nel senso che una interpretazione che ho dato a un certo punto era quella che bisognasse spessissimo pensare all'avversario, preoccuparsi dell'avversario. Quindi capitava che a inizio settimana facevamo difesa dai tavoli il martedì ed era già occhio, perché qua è dove ci dobbiamo mettere quando attacca. E invece ho trovato un grosso cambiamento nel mio modo di lavorare, nella semplificazione. A me piace tantissimo studiare l'avversario, mi piace tantissimo sapere tutto, mi piace tantissimo condividere il giusto o poco. Nella settimana di lavoro mi piace sempre più pensare più a noi che all'avversario. Questo per concludere un po' la domanda di prima. Poi, se si vuole parlare di Brasile o Corea, per quanto riguarda il discorso così della mia metodologia, cioè la mia idea, la mia filosofia, la squadra soprattutto è la principale considerazione. Poi a me piace cercare, io parlo spesso di equilibrio, nel senso di l'equilibrio delle mie squadre, cioè cercare la miglior performance della mia squadra in funzione di quelle che sono le caratteristiche che abbiamo a disposizione. Faccio un esempio brevissimo, che tra l'altro si collega anche alle considerazioni che si possono fare su cosa serve per vincere, no? Io credo che cosa serve per vincere a pallavolo, poi apre un campo bello vasto, ma bisogna poi sempre ricondursi a quelle che sono le caratteristiche della propria squadra. Quindi io tendo a così avere un punto fermo, la ricerca del miglior equilibrio per la performance della mia squadra in funzione delle caratteristiche che abbiamo. Poi mi piace molto l'intensità più che il volume. Io non sono tanto
forse non conosco neanche tanto gli studi riguardo alla gestione dei carichi in maniera molto molto fine, ma io francamente faccio fatica a contemplare degli allenamenti dove l'intensità è molto ridotta o piuttosto ridotta rispetto all'intensità del gioco. Sto parlando prevalentemente del lavoro del 6 contro 6, chiaramente. Quindi comunque l'intensità è un aspetto che a me è sempre piaciuto molto, tant'è che anche nelle esercitazioni soffro tanto gli esercizi dove c'è qualcuno che non ha niente da fare, è una cosa che mi disturba sempre parecchio. E poi l'altro aspetto è che mi piace generalmente parlare a una squadra di voler essere molto artefice del proprio destino, nel senso che mi piacciono le squadre che battono forte o che cercano di farlo, e mi piacciono le squadre che in attacco cercano sempre la soluzione più offensiva possibile. Quindi non mi piace tanto l'idea di, in alcune situazioni, rimettere all'avversario la scelta di come andrà a finire il rally. Quindi, insomma, è un'idea, se vogliamo identificare un po' le cose in cui credo maggiormente, sono queste qua. C'è una squadra che vuole fare il punto, che vuole conquistarselo e che non vuole dipendere dall'avversario. Per quanto riguarda così discorsi, mi è piaciuto, ho condiviso quello che diceva Lollo riguardo allo staff, anche se la mia esperienza recente è stata un po' particolare, tant'è che qualche giorno fa si parlava di come sono organizzati i compiti all'interno dello staff. Magari Mauri, capita che divago un pochettino, ma mi hai detto che volevamo parlare un po', anche riassumere un po' quello che avevamo capito, sentito, vado a pescare anche in altri discorsi. Vai tranquillo, che qualsiasi cosa ci dici ci va benissimo. Vai a ruota libera, che ci piace così. Perciò il discorso staff, quando si parla dei compiti all'interno dello staff, a me l'altro giorno... sentivo parlare di questo aspetto e dicevo, ma io in verità ogni anno cambio, nel senso che a seconda dei professionisti che mi sono capitati vicini, io cerco di prendere il meglio anche da loro, e quindi quello che è abituato a fare un ottimo lavoro sullo studio avversario del cambio palla è bene, continua a fare quello, c'è quello, e in questo modo andiamo poi a cercare di completarci secondo quello che ci serve. Io non ho uno schema prefissato di quelli che devono essere i compiti. Ripeto, sono arrivato in Brasile e avevo una struttura di lavoro da tanti anni, i compiti divisi in un certo modo con Simone Angelini, con Biasio, con Daniele Turino, con lo staff di Bergamo, e le cose poi sono... Cioè, in Brasile mi sono trovato che avevo dei colleghi con cui non parlavamo la stessa lingua, erano abituati a fare cose totalmente diverse, e quindi si è costruito un modo di lavorare nuovo, fatto ad hoc, dove il mio assistente in particolare non scriveva niente, non prendeva niente, faceva l'altro allenatore della squadra con cui ci confrontavamo costantemente. Adesso in Corea ho avuto la possibilità, eccetto un paio di piante, di poter portare gli elementi dello staff che ritenevo potessero darmi un grosso valore aggiunto, e con Cesar Hernandez stiamo facendo un lavoro bellissimo. Cesar ti rincoglionisce di statistiche, di conseguenza tutti gli studi possibili, immaginabili, di qualsiasi cosa, e lui si occupa di quello. Andrea Biasioli si occupa delle statistiche. Cioè, devo fare a meno degli assistenti coreani, ho due assistenti coreani che non parlano inglese, quindi non abbiamo modo neanche di condividere niente. Loro battono e attaccano durante l'allenamento. Non c'è una cosa prestabilita. Questo per dire che a me piace poi ascoltare tutti quanti. Io ho bisogno di lavorare in un contesto in cui, Lorenzo diceva della positività, sono d'accordissimo, io della fiducia vorrei aggiungere, nel senso che siccome penso che mi mancano dei pezzi come esperienze di giocatore, come lo studente che non sono stato, come quello su cui devo ancora aggiornarmi, quello che devo ancora imparare, a me piace tantissimo sentirmi nella condizione di avere di fianco a me persone dalle quali posso prendere indipendentemente da quello che possono darmi. E fino adesso, non so, quando si parla di staff, o io sono stato estremamente fortunato, o fino adesso tutte le persone che mi sono capitate a tiro sono state persone eccezionali che mi hanno dato tantissimi spunti e tantissimi aiuti. Tutto qui.
Ok, grazie. Stavamo già insomma anticipando il discorso del cosa è importante per vincere. Ecco, cominciamo da Lorenzo. Cosa è, secondo te, abbiamo sentito diversi allenatori, chi ci ha detto battuta ricezione, chi ci ha parlato di più di attacco. Ecco, secondo te, nella pallavolo femminile del vostro livello, diciamo così, qual è l'aspetto più importante e poi come lo si traduce nell'allenamento questo? Logicamente, vabbè, tagliamo fuori il discorso teorico che parliamo solo di attacco, no? L'attacco alla pallavolo, vinci con l'attacco. Cioè, io sono un estimatore della battuta, mi piace tantissimo lavorare sulla battuta, mi piace avere una squadra. Ma il senso della battuta è perché mi piace tantissimo il lavoro del break point, quindi del muro difesa, quindi tutto il collegamento muro difesa, battuta muro difesa, per me è stato nella mia carriera è stato quello che mi è piaciuto più di tutti. E logicamente nell'evoluzione, Stefano l'ha già introdotto prima, più eri giovane più facevi il muro di difesa degli avversari, più diventi vecchio più fai il tuo cambio palla. Quindi il discorso di avere adesso nei campionati esteri, poi soprattutto nei campionati esteri, non è vero secondo me per quello italiano, adesso ormai sono 10 anni che non sono più in Italia, vedo che avere un cambio palla alto aiuta a vincere le partite, no? E tante volte parlando con i nostri dello staff, il break point noi lo facciamo in qualsiasi modo, sì, perché abbiamo un alto livello di battuta. Quindi dico che effettivamente nello studio del campionato io posso dire che nel campionato polacco, nel campionato e nel campionato francese, avere un livello di cambio palla alto, quindi logicamente attaccato e quindi torna dentro l'idea dell'attacco, è l'arma vincente, ok? Nella mia filosofia del gioco, per me la prima pistola è la battuta, perché la mia idea della pallavolo da quando sono nato, da quando sono cresciuto, quindi da quando sono passato dal livello di Serie B, Serie A2 al livello di A1, ok, quello che sempre mancava nel campionato italiano, il livello della battuta non è mai stato eccesso, ok, tutto il resto è super. Ok, la battuta è quella che un pochino ha condizionato, secondo me, nel passato i livelli dei campionati del campionato, proprio per questo, perché tante volte si giocava a mettere la palla dall'altra parte e quindi aiutava tantissimo il lavoro del cambio palla della squadra. Quindi è vero, penso che nei campionati che sto facendo io è fondamentale il livello tenere alto il livello del cambio palla, per cui tutti i lavori che sono dietro il lavoro del cambio palla, quindi alla tecnica, ai conflitti sulle ricezioni, quindi al sistema di ricezione, al primo attacco, quindi anche influenzare gli esercizi delle esercitazioni anche dei collettivi con il primo punto al primo tentativo, quindi eccetera eccetera, tutto il lavoro che va sul cambio palla. Però dentro di me, cioè, io amo dal lavoro che parte dalla battuta il muro difesa, quindi logicamente questo studio dell'avversario, quindi lo studio del cambio palla dell'avversario, in questo momento lo sto facendo più al contrario, quindi mi sto ponendo più dubbi sulla mia parte, sulla mia squadra, e quindi sto valutando tantissimo che cosa faccio io. Quindi se io fossi l'allenatore che gioco contro di me, cosa mi farei? All'estero gli allenatori non è che ce ne sono tanti che vanno a metterti in difficoltà, però è la realtà, se tu vuoi stare al top devi sapere quello che veramente fanno contro di te gli avversari, e quindi elevare al massimo il tuo sistema di gioco, il tuo sistema di cambio palla, perché in queste due ultime esperienze all'estero ho visto che il cambio palla è stato questo. Però dentro di me posso dire che prima era il contrario, prima puntavo tantissimo a lavorare sul break point, ok? È vero anche, come sempre dobbiamo dire, dipende che squadra sei. Se torno a parlare io nel mio Bergamo, che parlavo che i miei tre ricettori in quelle tre annate erano stati Piccinini, Del Core e Bosetti, il sistema di cambio palla andava con l'alo bianco che palleggiava e i centrali che erano Arrighetti, Poliak, Barazza e Furst, possiamo dire che, no, il cambio palla c'era, quindi se tenevi altissimo il break point, se riuscivi a tenere un po' più alto il break point, vincevi. E quindi anche lì è stata un'evoluzione, ma in base alla squadra. In questo momento siamo molto bravi nella battuta, perché comunque sia ci lavoriamo tantissimo sulla battuta, quindi dobbiamo aumentare il volume di lavoro sul cambio palla. Quindi tutto questo sta nell'allenamento della mattina,
Ok, quindi nell'allenamento dei palleggiatori, come le chiamo io, no? Con i palleggiatori quando lavoriamo sul cambio palla parliamo di traiettorie, analisi e intuizione, e quindi il palleggiatore ha il suo tipo di allenamento con le sue parole chiavi e gli attaccanti hanno le loro soluzioni. Quindi è un pochino l'attaccante messo come primo attacco, parlo, poi no come transizioni. Quindi l'obiettivo principale per me per vincere in questo momento nel livello che sto giocando io è riuscire a fare il cambio palla al primo tentativo. Se non è quello, c'è il lavoro di squadra con la copertura, ok? Perché stai giocando ad alto livello. Quindi in questo momento posso dire che il cambio palla, quindi la situazione di mettere a proprio agio il palleggiatore a giocare non veloce, ma a giocare bene con i propri attaccanti. Perché l'altra chiave, parlando con i nostri ricettori, di quello che dicevo prima, la positività era stata solo una semplice parola con la squadra. Il lavoro che abbiamo fatto non serve ricevere doppio più, perché io quest'anno avevo una squadra che non riceveva doppio più, ma serve far punti in attacco, e infatti avevo una buona squadra in attacco. Per cui quando abbiamo cambiato il sistema dell'idea non serve ricevere doppio più, ma serve ricevere, quindi serve non prendere punto e serve far punti in attacco, siamo arrivati alla soluzione di quello che dicevo, la positività di non pensare che ci serve quel doppio più per forza in quella ricezione, ma possiamo fare punto per le qualità d'attacco. Quindi per me oggi nel mio campionato l'importante è tieni alto il cambio palla, studia quello che puoi fare, conflitti, movimenti anticipati dei centrali, traiettorie, è un'altra cosa dove abbiamo lavorato, le traiettorie di ricezione anche, perché tante volte quando avevamo le battute facili, no? Quindi quando battevano facile, le traiettorie erano talmente tese che il centrale non aveva il tempo di arrivare, e quindi in questo momento mi levava il centrale di fronte all'altro centrale, quindi era libero di muoversi. Un altro aspetto, un altro dettaglio per aumentare il livello del cambio palla. Ma ci sono tante piccole cose, ok, tanti piccoli dettagli che poi abbiamo lavorato, ma quello macroscopico secondo me è stato, non ci interessa ricevere doppio più. Ed abbiamo aumentato, poi abbiamo aumentato il livello di ricezione. Prandi direbbe, hai tolto l'ossessione della ricezione. Lorenzo, volevo chiederti una cosa, avrei indovinato sulla battuta, perché insomma più di una volta me ne hai parlato, mi hai mandato anche i video. La battuta, come l'alleni? Cioè, al di là del, diciamo, la mattina, ma anche nel secondo, sì, fa degli spot, perché insomma mi interessava un po' questo. Prima del time out, anche prima del time out durante l'allenamento, con gli obiettivi, tante volte, ok, la parola chiave è il gomito, ok, che il gomito c'è. Ancora io propongo delle esercitazioni, faccio vedere dei video. Quando parlavamo in gioventù di questo gomito che batteva, mi ricordo perché anche Maurizio era uno che parlavamo della stessa cosa, sbattendo il gomito sulla colonna del palazzetto per far sentire l'impatto della palla, no? Come Marco Paolini. Quando ancora io ho fatto quella sensazione sul jump float, è micidiale. Mettere ancora il cerotto qui sulla parte dove deve colpire la palla, capite? Quindi sentire di avere il polso, mano e gomito su un solo pezzo è una risposta per loro micidiale. Quindi quando vedo il livello della battuta durante l'allenamento che cala, gli inizio a richiamare gomito e loro iniziano a passare. Ma in tutti i modi, e durante l'allenamento non è solo la mattina, perché è mattina, in mezzo all'allenamento, a fine allenamento, quando è fine allenamento, con gli obiettivi, elastico, cerchi sulla rete, birilli come bersaglio o birilli come giocatori, in tutti i modi. Okay. Un corsista ci chiede come vedete la battuta in salto nel femminile, poi passiamo a Stefano e ti facciamo dire sta cosa qui, Lorenzo, perché sta domanda mi sembra interessante. Ma una volta secondo me non era così devastante, adesso secondo me ci si sta lavorando, e tra l'ibrida e la spin ci sono dei giocatori che a livello internazionale sono veramente buoni, cioè iniziano a vedere. Quest'anno abbiamo provato con la Lazareva, che è una giovane russa, che lei batteva jump float già abbastanza bene, in 3 mesi e mezzo è riuscita a prendere un buon feeling sulla battuta in salto, ed è anche un buon allenamento per l'attacco, no? In passato facevamo battere in salto chi aveva problemi con l'attacco, questo qui
nel passato, quindi è un'idea che a me piace, logicamente la battuta deve essere aggressiva, non deve essere un roll shot che dall'altra parte mi dà la fribulla. Quel senso lì non, in questo punto qui non ha senso. Stefano. Ma dall'inizio o dalla fine? Dall'inizio? Dall'inizio. Guarda, pienamente d'accordo con Lollo, nel senso che il cambio palla a determinare la differenza e la battuta, secondo me, alla pari importanza, nel senso che il break point di riffa o di raffa, secondo me, lo si può cercare di equilibrare, nel senso che una volta che tu hai un'ottima battuta, sei una squadra fisica che mura, sei avvantaggiato perché è una squadra che mura. Sei una squadra scarsa a muro, ma che difende, puoi determinare un pochino più di facilità nella difesa e nella ricostruzione. Di conseguenza, credo che la battuta rimanga il denominatore che in qualsiasi caso ti permetta di fare la differenza. Cambio palla, non ripeto perché Lollo ha detto tutto quello che c'era da dire, sono assolutamente d'accordo ed è il 95% della mia, così, forse il 95% esagerato, perché è vero che alleniamo sempre tutto, no? Però anche come diceva lui, nel momento in cui alleniamo il nostro cambio palla stiamo allenando anche la fase break, quindi è indubbio che abbiamo tutte le componenti del gioco in considerazione, però quello che sposta è senza dubbio il cambio palla. Una curiosità è che in Corea noi in diversissimi incontri abbiamo avuto nettamente più alto il cambio palla con ricezione negativa che con ricezione perfetta e positiva, e per questo, nonostante ci sono delle motivazioni, per questo che dicevo che poi quello che stabiliamo a statistiche non è che vale sempre per tutti, perché poi bisogna fare i conti con quelle che sono le caratteristiche del tuo gioco. E se è anche vero che poi dopo le prime squadre del campionato vincono con il 60% di cambio palla, però se io sono al 40% devo trovare il modo di vincere in qualche altro modo. Quindi probabilmente bisogna spostare l'equilibrio da qualche altra parte, consapevoli del fatto che molte volte bisogna semplicemente essere più performanti quando serve, perché poi tante volte è anche quello a fare la differenza, al di là di quello che sei stato, no? Durante il campionato, durante la stagione. Quindi queste un po' le considerazioni su quello che fa la differenza. E, per quanto riguarda il discorso della battuta in salto, io sono dell'idea che la battuta in salto sia ottima. Nel femminile sarebbe da sensibilizzare, da provare, da così dare come spunto a tutte le giocatrici, ma io credo sia importante avere qualche qualità, nel senso che di base deve essere particolarmente veloce, diciamo, o potente. Non fosse così, mi dà l'impressione che per essere molto efficace si deve essere in presenza di qualcuno che ha una mano molto molto particolare nelle direzioni. Molte volte una brutta mano, perché tra l'altro mi è capitato molto spesso, cioè io ho due esempi nella testa, no? In alcune situazioni recentemente aver avuto la sensazione che qualche mio giocatore fosse non sufficientemente efficace perché la palla era colpita troppo bene, e poi nella testa, visto che Lollo prima parlava di quegli anni, ricordo appunto a Chieri, abbiamo avuto una stagione con Giovanni Elena Godina, e la Godina, oltre a tirare molto forte, colpiva la palla male e la palla arrivava che non aveva una rotazione. Quindi va da sé che deve avere delle particolarità che la rendono efficace, se non è potente e veloce. Quindi grossa mano, grossa capacità di alternare direzioni, tempi, oppure bruttissima mano. Credo che siano queste le caratteristiche principali. Poi è vero che tant'è che non so se per una così difficoltà di allenamento, non troppa frequenza, nel senso di quanti giocatori hanno a disposizione le battute ibride, gli effetti un po' particolari sulla palla, la maggioranza di quelle determinano sempre una discreta efficacia. Quindi io credo che sia un campo, quello del servizio, dove da sensibilizzare anche in senso di sperimentazione. Non vorrei dire una stupidata, ma
ricordo in passato, quando mi occupavo solo di giovanile, che c'erano due correnti ben marcate, cioè c'era chi basava tutto a livello giovanile sulla battuta per ottenere il risultato e poi c'era una gran parte che partiva dal presupposto che il gioco era quello che intercorreva tra la battuta e il fine azione, quindi chi se ne frega della battuta. Mi sembra che abbiamo fatto dei grossi passi avanti in questo senso e quindi secondo me bisogna investire anche da un punto di vista della sperimentazione. Già, Jackie Torelli dice che ti ha incontrato al Minas l'anno scorso e che parli un ottimo portoghese. Io ti vorrei sentire, ma quello magari... Domani sera alle sette, colleghi da un canale portoghese, che tra l'altro loro parlano portoghese, perciò non so come faremo a capirlo. E dopo mandaci il link. Muito obrigado. Va bene. Allora, ritorniamo al serio. Come strutturate la seduta d'allenamento, cioè quali sono i principi che vi guidano la strutturazione della seduta d'allenamento e quali sono i principi che vi guidano nella costruzione degli esercizi 6 contro 6, che comunque sappiamo che a alto livello sono, insomma, il momento centrale dell'allenamento. Cioè, per costruzione intendiamo come fate i sestetti, quante palle giocate, insomma, ne abbiamo sentiti di tutti i colori, chi usa una palla sola, chi ne usa di più, sestetti misti, solo titolari contro riserve, tutto quello che comporta. Vai Lorenzo. Partiamo dalla fine. Io il sestetto titolare lo metto prima delle partite importanti o alla fine dell'anno. Questo qui tutto l'anno, il lavoro non è mai... diciamo che i playoff, la pallavolo è bella per questo, no? Perché abbiamo i playoff, quindi arriviamo a giocarci tutto durante i playoff. È vero che ci sono delle partite importanti però durante l'anno, quindi la preparazione della squadra, l'idea dei conflitti, anche quando parlavamo prima di ricezione, di allenare la mattina il conflitto di ricezione, è logico che alleno il conflitto di ricezione delle titolari, ma la sera non posso sempre giocare la squadra A contro la squadra B, perché soprattutto nel femminile questa è una cosa che non ha, cioè non ci sono due sestetti tante volte nelle squadre femminili, no? Nei maschi già, soprattutto nei maschi di alto livello è facilissimo giocare, no? C'è sempre un minimo di gap, ma tante volte, no? Anche le motivazioni della giornata ti danno quell'equilibrio. Le donne, come ho visto io, come ho visto nella mia esperienza, ho cercato sempre di mischiare un pochino il tutto, no? Quindi durante la settimana, logicamente, anche quando si parte, perché l'idea mia è sempre partire dalla fine, e come dell'allenamento io parto dal 6 contro 6 e costruisco l'allenamento, ok? Lo stesso nella stagione, parto come vorrei giocare e inizio a costruire l'idea di come vorrei giocare, poi durante l'anno la posso anche cambiare, no? Come sono arrivato anche quest'anno, ho iniziato con i centrali che giocavano tutto durante l'anno, ho capito, quando giocavamo il primo tempo avanti col centrale d'attacco 3 e la fast e col centrale d'attacco 2 era fatta, era già finito, e ci bastava per quello che era. Quindi l'idea comunque sia può cambiare in corso, perché andiamo a conoscere i giocatori, perché logicamente trovandoti con una squadra nuova non li conosci, per cui anche la struttura dell'allenamento parte così. Oggi il 6 contro 6, cosa lo facciamo? È il martedì, ok? Abbiamo un'esigenza di giocare con delle squadre, quindi abbiamo già studiato l'avversario, sappiamo qual è il sistema di muro e difesa che dobbiamo contenere, quindi una, due, tre, no? Possiamo partire anche sempre dello stesso discorso. Partiamo dalla prima palla in copertura, la seconda palla che parte su un'esclamativa dall'altra parte, ok? È una situazione di difesa su un giocatore diagonale da posto 4, quindi la gestione dei palloni può essere da 1, 2, 3, ok? Questo qui non è che... però, ecco, voglio dire, allora, parto dal collettivo, dal 6 contro 6, lo sviluppo dall'inizio con i sintetici ad arrivare a quel 6 contro 6. Lo stesso discorso è, l'intensità è talmente alta all'inizio di settimana e più mi avvicino alla partita, l'intensità arriva a quella di partita. Quindi non esistono i secondi palloni, cioè il venerdì sera può essere un ultimo tocco dall'altra parte, una palla free o una difesa, ma non è che ci sono i tre palloni consecutivi. Quindi questa è un'altra cosa che secondo me è molto importante. L'intensità e il ritmo altissimo, ma anche durante la settimana, quando andiamo, la pallavolo si gioca
nei 30 secondi, no? Adesso non andiamo a parlare di tempi, delle azioni come possono essere, però non esiste la pallavolo con i tre palloni consecutivi, nel maschile assolutamente no, ma nel femminile, che esiste comunque anche durante, quando ci avviciniamo alla partita, è meglio che il giocatore inizi a sentire quel clima di rest, di riposo, perché poi arriva talmente carico che aspetta la seconda palla che durante la partita non c'è. E questa qui è una situazione psicologica, mentale, ok, ma è anche una è mentale, perché noi l'alleniamo così. Se tutti i giorni gioco con 5 palloni, arrivo il sabato, mi aspetto questi 5 palloni di seguito che arrivano, e a un certo momento il mio focus, la mia attenzione cala, perché questi 5 palloni non ci sono. E quindi è anche, è vero il ritmo, ma è anche vero che la pallavolo è con i tempi di riposo, e quindi bisogna miscelare durante la settimana. Lo stesso discorso come muro difesa e cambio di palla. Come dicevo prima, lavoravo tantissimo all'inizio, molto di più martedì, mercoledì, arrivavo anche al giovedì a lavorare molto su più il break point. Adesso martedì, mercoledì, break point, dal giovedì si parte al cambio palla fino ad arrivare alla domenica, quando ci sarà la partita. Quindi l'idea è questa: parto dall'obiettivo finale, sviluppo all'indietro quello che voglio fare. Grazie. Stefano? Allora, tra l'altro una curiosità da chiedere a Lollo sul discorso ricezione, allenamento dei collegamenti. Come consideri il collegamento 6-1 quando alleni i collegamenti di ricezione, togliendo dal riferimento sul collegamento 6-1, chiaramente la fase 1 che assomiglia molto di più alla fase, alle altre rotazioni quando lavori 5-6? Ovvero, a me spesso ha infastidito il fatto che non mi piace tanto lavorare la ricezione a terzetti, perché mi sembra che tocchiamo troppo pochi palloni. Però il collegamento 6-1 spessissimo diventa poco realistico, perché il 6 non sa cosa fare se non interviene su dei palloni che normalmente sarebbero dell'1. Quindi poi, d'altro canto, mi dico, c'è da farlo lo stesso, nel senso che bisogna ricevere comunque una palla che ha come riferimento l'alzatore alla tua sinistra, che proviene da quelle zone e arriva in quelle zone, quindi insomma lo faccio lo stesso. Certe volte cerco di ampliare un po' il campo, di stare attento alle competenze. Mi incuriosiva quando hai detto i collegamenti, voglio saperla tu. No, generale, per me esiste il campo. Quando lavoriamo su due ricettori, ok, come dici te, il 6-1, se batti da posto 1, no, e questo è il mezzo del campo, se tu mi batti da 1, io sono spostato laterale a sinistra, e quindi mm-hmm. anche il posto si avvicina di questo step. No, se tu batti da 5, io sono nel mezzo del campo. Per cui effettivamente con 3 buoni ricettori il campo è diviso così: quando batti da 5 il posto 6 è in 6, certo, e l'1 chiude in più la riga, quando battono da 1 il posto 1 lascia più la riga e logicamente anche il 6 entra. Quindi l'allenamento così, ti ho risposto subito, perché è quello che facciamo. Quando le guardo che sono battute da 5, sono spostate in 5-6, non è il sistema di ricezione. Lo stesso quando il posto 6 aiuta troppo il posto 1, non è contro la battuta di posto 1. Quindi gli do subito l'input, per noi è il campo la decisione. Poi è logico che non è la stessa cosa quando ricevi 3, però quando devi ricevere 2 perché vuoi più contatti con la palla, come dicevi te, è il campo che decide. Quindi da dove batto e la posizione in campo. Ok, grazie. Niente, sul discorso 6 contro 6... sono d'accordo, io prima ho parlato di intensità, sono d'accordissimo con Lorenzo, faccio la stessa cosa, nel senso che mano a mano che mi avvia verso il fine settimana, il 6 contro 6 anche per me è il più realistico possibile. Io in generale, nella struttura dell'allenamento, ci sono sempre due momenti grossi di 6 contro 6. Un primo momento, che dicevo, avevo copiato Volley School, l'altro giorno Kira gli parlava di School of Volley o qualcosa del genere, ma l'avevo copiato da lui. Avevo visto un VS sulla lavagna quando ero andato a vederlo allenare e mi chiedevo cosa volesse dire quel VS. Lui mi aveva spiegato Volley School e avevo capito che era il momento dell'allenamento dove si perseguiva miglioramento. Poi loro lo fanno con i punti. A me quella parte non piace, fatta con i punti. Quindi io prevedo sempre due parti di 6 contro 6 e generalmente sono una con senza punti e una con. Praticamente tutti i giorni, a meno che quando mi avvicino alla gara magari c'è un allenamento che voglio ridurre a un solo esercizio di gioco grosso, e quindi nella prima parte ci sono sempre più palloni e spesso
spesso ci sono anche nella fase a punti, la prima metà della settimana, no? Perché proprio come dicevamo prima, è andando verso fine settimana che cerco di ricreare il più possibile il ritmo di gioco. Però anche nella fase a punti, spesse volte ci sono una seconda, una terza palla. C'è anche una grossa differenza sul discorso delle seconde e delle terze palle, perché quando faccio la parte senza punti, magari voglio ricreare delle situazioni specifiche, per esempio un'uscita dei centrali in contrattacco che per farla succedere un po' più spesso devo ricrearla con qualcosa di artificiale, un attacco controllato, un attacco da una palla brutta all'avversario, però che il muro salta lo stesso. Insomma, situazioni che sono veramente tanto irreali, e allora quelle cose lì le cerco di fare nella parte di gioco che non ha punti, perché così non dà neanche adito a litigi, contestazioni su un qualcosa che non è il fuoco dell'esercizio. Mentre poi nella parte di gioco, sebbene nella prima metà della settimana ci siano sempre delle altre palle, delle conferme, delle palle che aggiungono degli obiettivi specifici all'esercizio, invece lì intervengo con delle cose più classiche, cioè se c'è una seconda palla che è una free ball, magari lanciata male, magari se c'è una seconda palla che è a partire da difesa dell'alzatore per l'alzata di contrattacco del libero in questo caso, allora attacchiamo sull'alzatore, però è più spesso così... anche lì un chiedere all'alzatore di gestire quella palla in una zona particolare, cioè un qualcosa di controllato che non determini che l'allenatore o l'assistente allenatore possa fare punto. Ecco, noi non ci siamo nel tabellino, di conseguenza dobbiamo incidere nel gioco il meno possibile, a maggior ragione quando ci sono i punti. Per quanto riguarda invece la settimana, più spesso il lunedì, il martedì, il primo allenamento della settimana, più spesso i 6 contro 6 hanno come obiettivo principale l'allenamento della nostra fase d'attacco, magari anche scollegata, o meglio, più che altro l'attacco di o da situazioni di free ball o da situazioni di transizione. Mentre il mercoledì è molto più spesso il nostro cambio palla, il giovedì e il venerdì tende ad esserci sempre una parte di break point avversario o break point. Con l'unica differenza tra giovedì e venerdì è che l'accento è dato più al break point nel giovedì e un po' più al nostro cambio palla nel venerdì, perché c'è una prima parte di break point, poi un po' di cambio palla, poi del break point, poi il cambio palla anche il venerdì, e in generale venerdì, sabato siamo quasi solo noi, ecco, l'avversario c'è stato giovedì, venerdì, e venerdì, sabato ci siamo solo noi, una cosa di questo tipo. Posso dire una cosa? Perché volevo finire, che Stefano mi ha rimesso in mente una cosa quando abbiamo detto che stiamo dicendo la stessa cosa sul ritmo, no? Quindi sulla frequenza dei palloni, l'idea è questa qua: partendo dal terzo allenamento prima della gara, la sequenza dei palloni può essere questa: una battuta, okay? Una palla in difesa, una palla difficile che tocca la che si schianta sulla rete, quindi è una costruzione, è un ultimo tocco, e quindi un ultimo tocco che dà la palla dall'altra parte. Quindi sono 4 palloni che possiamo gestire un'azione. Il giorno dopo, che siamo a 2 giorni dalla gara, andiamo battuta, palla free o difesa, quindi si stoppa quell'azione lì, battuta. Ok? E quindi ci stiamo avvicinando, quindi il ritmo scende. Giorno prima della gara, battuta, se fai il primo tentativo ti do una free ball easy, quindi facile, e la devi mettere per terra e avrai 2 punti. Se non lo fai, ok, ma fai punto uguale, come dicevamo, la ricezione, anche se brutta, ma fai punto, è punto. Ok, se fa punto il break point, fa solo praticamente il punto del break point. Cioè stiamo arrivando dalle sequenze di 4 palloni, ok, a 3 palloni, a 2 palloni, se la fai giusta, con una situazione di palla facile. Quindi proprio il ritmo più che sta calando, quindi la sequenza dei palloni calano in modo vertiginoso, ma perché la pallavolo? Perché andiamo a giocare a pallavolo, e quindi anche l'idea di queste pause che non lasciano questa frenesia di avere sta arrivando alla prossima, perché così quando iniziamo a fare il martedì, il mercoledì, che iniziamo a lavorare sui lavori di difesa, i palloni ne arrivano a ripetizione, soprattutto quando si fanno lavori analitici, sintetici, più sintetici, ok, ma anche quando facciamo tanti lavori sul collettivo che arrivano a palloni. Giusto questo che volevo focalizzare per far capire il discorso del ritmo
sulla battuta, sul numero dei palloni. Scusa, io aggiungo un'altra cosa, allora, un aspetto, no, che anche cambia durante la settimana nel mio allenamento in questo senso è la gestione dell'errore di battuta, perché a me piace tanto non considerare l'errore di battuta, soprattutto quando è un po' di disequilibrio tra i due squadre, vuoi allenare il cambio palla, però mano a mano che si avvicina il fine settimana deve cominciare a diventare che l'errore di battuta vale punto, che quando gli altri malauguratamente sbagliano in quel caso poi battiamo noi. Cioè, un'altra cosa che mi piace è quella lì. Inizio settimana spesse volte ci sono i bonus della battuta assolutamente liberi, si può sbagliare quando si vuole. Verso fine settimana assomiglia sempre di più al gioco. Quello che dicevo prima, lo rinforzo un attimo, nella parte senza punti induco il più possibile le situazioni che voglio allenare anche nella maniera in cui mettiamo in gioco la palla. Nella situazione con i punti, per me è che io posso dire che poi c'è una free ball o che poi c'è una palla da difesa dell'alzatore, come dicevo, però poi incido al massimo sul valore dei punti, ma non posso condizionare troppo quello che avviene nel gioco. Quindi se nella fase senza punti voglio allenare dove... Cioè, può capitare nella fase senza punti che magari metto un numero di limitazioni più grossi o di obblighi più grossi su chi deve attaccare, che tipo di colpo, che tipo di palla, però poi nella fase a punti è soltanto con il punteggio che determino magari un'attenzione specifica su un aspetto piuttosto che l'altro. Quindi un po' questa gestione qua che va via via verso la partita, assomigliando sempre più alla partita. Una cosa che non ho detto prima è il discorso che faceva Lollo all'inizio sulla composizione delle squadre nei 6 contro 6, concordo con lui, prima della gara il più possibile le titolari, fine stagione il più possibile le titolari, inizio stagione direi un periodo in cui può essere più utile dare un po' di costanza, costruire un po' delle certezze, delle sicurezze all'interno della struttura di gioco, e poi magari maggiormente quando c'è una squadra nuova piuttosto che altro. Però ecco, anche a sentire gli interventi dei colleghi qua, mi è parso di capire che quelli che allenano a più alto livello sono quelli che possono fare più 6 contro 6 mischiando le squadre. Perché quello che succede, che è successo fino adesso nella mia realtà, è che molto spesso questa situazione qua non si poteva fare. Cioè io, una cosa ad esempio che mi piace molto verso fine settimana è anche che il gioco sia più simile al gioco, nel senso di tutti fanno cambio palla, tutti fanno break point. Io questa cosa qua l'ho potuta allenare pochissime volte nella mia vita. Cioè il fatto che su due campi si potesse rispondere alle stesse regole, pochissime volte. Che entrambi i campi potessero fare la fase cambio palla, pochissime volte. È un po' come quando si parla della metodologia di lavoro, di organizzare un allenamento con 5 stazioni di 36 campi di 400 allenatori. Ma chi è che ce li ha in palestra? 400 allenatori. Io due campi non ce l'ho avuti mai nella mia vita fino adesso. Cioè, ci sono delle cose che sono troppo dipendenti da quello che abbiamo in quel momento. Bene, bene. La prossima domanda poi la voglio collegare anche con una domanda che è arrivata qui in chat, ed è il tema un po' che stiamo affrontando anche negli ultimi incontri sulla lettura nel gioco, no? Che è un aspetto, insomma, che stiamo vedendo, tutti dicono è abbastanza importante, molto importante. Ecco, intanto come si allena la lettura in gioco, e per esempio nella difesa come si coniuga con l'allenare la difesa con esercizi sintetico-analitici, che è la domanda che ci fa Davide Delmati. Logicamente leggere è tutto, no? Quindi poi in ogni situazione, per me possiamo metterlo anche in ogni situazione, in ogni fondamentale possiamo vedere quello che è leggere. L'idea generale comunque sia, è il solito nel femminile, quando non leggiamo, nel senso, quando leggiamo è perché il 70% delle volte stiamo giocando palloni lontani dalla rete. Quindi il più delle volte sono situazioni molto rapide, quando non riusciamo a leggere, che quindi o abbiamo già mandato la squadra in opzione perché sappiamo già quello che deve succedere, e poi in ogni situazione, adesso sarebbe troppo difficile dividere tutti gli attacchi a tre con tutte le tre situazioni di attacco più le seconde linee che la quarta, no? E chiamare le opzioni che possiamo fare con il muro, quindi le partenze della difesa. Cioè, è un po' difficile dire
il perché è vero, cioè l'allenamento sulla lettura è l'allenamento, cioè più di quello non esiste, e quindi la situazione, il riconoscimento della situazione è l'ideale per il giocatore. Logicamente va strutturata prima, perché io so leggere se so quello che sta succedendo. Nella pallavolo, tra virgolette, può essere facile se io conosco le situazioni. Le situazioni sono infinite, ma ci sono dei blocchi, come per dire, noi abbiamo una situazione dove dobbiamo marcare una fast, no? una slide, un attacco a un piede di una giocatrice. Noi scegliamo prima di tutto cosa facciamo. Se il nostro centrale parte da un passo a destra e quindi è già pronto per andare a chiudere in posto 4, quindi il palleggiatore diventa della difesa, quindi il posto 1 parte corto. Cioè ci sono tutte delle situazioni che sono senza palla, che da quel momento lì ti aiuta a leggere, ma però parte da un'opzione fatta, nel senso che tu lasciamo la fast col muro 1, ok? Perché se tu lasci la fast col muro 2, il centrale cura il palleggiatore in attacco, quindi cambia la situazione. Per cui prima di andare a leggere, nel senso che alleniamo il 6 contro 6 buttando una palla dall'altra parte, alleniamo la lettura, va bene, è giustissimo, ma alleniamo la lettura sulla situazione, pallavolo, sport di situazione, che dobbiamo codificare con la nostra squadra. Quindi se parliamo di una sola categoria d'attacco e dico la fast, ok, possiamo avere 3-4 situazioni di opzione e da quella situazione lì dobbiamo leggere. Quindi la mia squadra legge dall'opzione che abbiamo concordato. Logicamente la ricezione mettiamola al 30% che arriva nella situazione di doppio più, quindi 3 palle su 7 ho quella situazione di lettura codificata con il giocatore di fast. Quindi è fondamentale, perché è tutto. Una volta parlavamo di lettura solo, no? Lettura muro, perché il muro è opzione o lettura. Cioè non è solo questo. C'è tutto il discorso della fase dietro, perché poi è la stessa rigiocata del palleggiatore, dell'attaccante. Cioè è una situazione generale, quindi non è che possiamo non sminuire, ma rendere piccolo quello che è una cosa grandissima, che però può essere, se noi codifichiamo ogni situazione del cambio palla sulle rotazioni avversarie, quindi, e questo è l'allenamento che abbiamo durante l'anno, portare il tuo team, ok, è questo qui fondamentale, il video, ma non solo fondamentale il video di quello che facciamo per rivederci, ma anche quando iniziamo la stagione. Per me anche quest'anno è stato un lavoro grandissimo, quando tu rinizi la stagione, a rimettere tutti questi codici che poi sono delle basi, perché tu abbiamo nell'allenamento, quando non facciamo richiesta, esistono dei codici base. Sulla fast, se abbiamo un codice base che andiamo sempre doppio muro, sappiamo che il palleggiatore è del centrale e non dobbiamo più parlare di quella cosa lì, però è sempre una situazione che va studiata, quindi che va condivisa con l'atleta all'inizio dell'anno, quindi è uno studio, è un meeting, è durante l'allenamento. Il discorso di allenare l'analitico nella difesa, da analitico nella difesa posso allenare il libero, ok? Molto. Mi piace più lavorare con terzetti di difesa o al massimo palleggiatore libero, ok? E per me, tra virgolette, può essere un analitico, ma la difesa deve essere difesa-assistenza. Quindi chi colpisce la palla e il minimo altri due giocatori che sono all'interno del campo, che sono in assistenza. Cioè questo è l'idea di dire l'analisi della difesa, più che analitico, più che mettermi su un plito e attaccare 50 palloni sulla stessa persona, ok? Mi piace più parlare con questa persona, spiegarle tecnicamente, lavorare, e poi è il sistema di difesa che tante volte lavora di più che il singolo giocatore. Quindi la base è difesa assistenza, quindi questa qui è la base. Lavori individuali, se ne faccio è solo per il feeling della palla, per la richiesta. Se no, non è che faccio lavori individuali, che facciamo 50 attacchi da superplinto per difendere la palla. Sì, li facciamo, però li facciamo in 3. Quindi non è che io sono lì ad aspettare il colpo che arriva su di me. Adesso è il pallonetto, quindi è il posto 1 che corre, io sono in assistenza e faccio l'alzata e finisco con la copertura. Quindi deve essere sempre nell'analisi, più che analitico, vorrei parlare, nell'analisi del sintetico. Quindi tutto finisce con l'alzata. Finché non c'è l'alzata per l'attacco, che la situazione minima, non può finire questa situazione di difesa. Quindi io posso avere 3 giocatori in difesa con me da sopra i plinti, con me dalla parte di là della rete,
faccio il mio colpo d'attacco, deve venire fuori un'alzata da attaccare. Questo è l'obiettivo della difesa. Quindi non vado ad analizzare la difesa del singolo, ok, ci parlo, gli chiedo, gli dico i gomiti più vicini, scaviamo, ok, però l'obiettivo io posso anche difendere così, quando l'assistenza mi propone una palla d'attacco, che arriviamo all'attacco, quella è la difesa. La tecnica individuale deve essere tecnica individuale. Se andiamo a parlare di una ragazzina giovane, non parliamo solo di questo, parliamo anche di altre cose, ok, logicamente c'è nel lavoro di coppia si sviluppa un pochino di più, però anche questo, nel riscaldamento con le giocatrici, tante volte io dico, perché le poche volte che gli faccio fare palla a coppia, gli dico, non è battuta e ricezione, è difesa, e quindi non è la distanza dei 6 metri, io attacco e ti do la palla a te. No, questo è fondamentale nell'insegnamento della difesa. Cioè, io non faccio difesa e ti butto la palla addosso, io mi faccio difesa e la tengo sopra di me. Quindi nell'idea tante volte mi piace più fare a volte dei terzetti con la terza che sta in mezzo quando facciamo un riscaldamento, perché lo uso come warm up, che nel lavoro di coppia, perché il lavoro di coppia non aiuta la difesa. Ok. Stefano? Ma io credo che per allenare la lettura è intesa come lettura in tutte le situazioni, perché anche lettura nell'analitico come stava raccontando adesso in uno degli esempi Lollo, la cosa che dobbiamo fare è trovare il modo di identificare qual è la situazione di cui stiamo parlando o selezionare la situazione di cui stiamo parlando e poi agire molto sulle variabili. Cioè io credo che sia importante per allenare qualcosa che quella cosa si possa ripetere un numero di volte sufficiente e agire sulle variabili per far sì che poi aumenti la nostra capacità di lettura della situazione. Faccio svariati esempi, però a partire sempre da una codifica del contesto in cui stiamo lavorando, perché se vogliamo lavorare il muro difesa e migliorare la nostra capacità di lettura con la rice perfetta, con una base specifica del centrale, è chiaro che non può avvenire con battute a tutto fuoco, soltanto senza una seconda palla, quello che viene viene e una volta ogni 20 viene fuori quello che stavamo che cercavamo di allenare. Quindi dobbiamo restringere un pochino il campo e all'interno di quello creare delle variabili. Faccio alcuni esempi, no? Ad esempio, cioè, una cosa che a me piace molto ultimamente lavorare è la situazione d'attacco del nostro cambio palla quando si sposta la palla sulla rete, fondamentalmente, quando rimane nel campo delle positive o delle esclamative, quando si sposta sulla rete. È una cosa che non si può fare in maniera realistica, non si può chiedere alla gente di o delle palle esclamative, peggio ancora, di ricevere male, o delle palle negative, peggio ancora. Ma nel momento in cui voglio provare a lavorare sulla velocizzazione dell'attacco quando l'alzatore si avvicina all'attaccante o cose di questo tipo, predisporrò un numero di palle che fanno succedere quell'azione, quindi le spostate verso 4, le spostate verso 2, ci sarà una palla spostata verso 4 e la proviamo, una palla spostata verso 2 e la proviamo, e poi ci saranno due palle dove può essere verso 4, verso 2, e chi mette in gioco la palla varia questo tipo di situazione, un po' a seconda di quello che gli ho dato come priorità di gestione. Perché? Perché comunque dobbiamo trovare il modo di far iniziare il gioco da una situazione il più reale possibile. A maggior ragione, spesso quando faccio quel tipo di lavoro lì, non è che c'è solo la palla condizionata. Magari c'è una palla di cambio palla reale, con un certo controllo della battuta, una palla positiva spostata nella direzione che voglio, una palla di cambio palla reale, una palla spostata nell'altra direzione, e poi le due palle dove si possono avere entrambe le direzioni mischiate da parte del libero. A me piace che sia il libero a gestire questa seconda palla nel caso si debba spostare. Non credo che a chiedere al libero di ricevere spostata una palla peggioro l'idea del libero di mettere la palla perfetta, anzi, semmai è stimolante avere degli obiettivi diversi. Ma quello che mi interessa è cercare di ricreare la situazione il più simile alla realtà possibile. Ma per poter allenare qualcosa deve poi accadere un numero di volte sufficiente. E poi mano a mano aumento il numero delle variabili all'interno dell'esercitazione. Vale anche per il discorso difesa, a partire dall'analitico, ma uno degli aspetti con cui secondo me possiamo agire di più sulla difesa è anche quello di togliere dei giocatori dal gioco
che nello sviluppo che va dal 2 contro 2, 3 contro 3, 4 contro 4, 5 contro 5, vengono fuori un numero di situazioni infinite che possiamo ricreare, dove condizioniamo i colpi, perché magari c'è un'area del campo dove non si può attaccare, ma rimangono due o tre alternative d'attacco, e di conseguenza gli attaccanti sono sempre in condizione di scegliere tra due o tre colpi, e anche se il campo è ristretto dal numero di attaccanti, per il difensore si tratta di lettura, e di conseguenza partiamo dalla lettura magari di un singolo attaccante nel due contro due, a completare poi tutto il discorso nelle possibilità che sono a disposizione dell'alzatore avversario, insomma. Quindi lì secondo me la ricreiamo agendo in questo senso, sicuramente tenendo conto di che cosa stiamo parlando, cioè qual è il settore sul quale stiamo concentrando la nostra attenzione, e fare in modo che le situazioni, le due situazioni che vogliamo leggere, da 2 a 100.000, si verifichino un numero sufficiente, e su questo possiamo agire sul numero di variabili, anche giocatori in campo, anche eliminando le possibilità alle quali dobbiamo far fronte, per poi rendere sempre più complesso questo genere di lettura. Ad esempio, Lollo prima parlava del muro della FAST. Io le volte che voglio dare un minimo d'attenzione al breakpoint avversario, visto che la FAST in analitico è una palla che secondo me è difficile da allenare bene, anche dal plinto o cose di questo tipo, non è sempre facile avere un numero di ripetizioni adeguato nell'allenamento sintetico, perché... cioè, Se gli schiacciatori, se i centrali sono 3 e gli schiacciatori sono 4 o 5, vuol dire che dovrebbero fare una scarrettata di fast, perché ognuno tocchi un numero di palloni o viva un numero di situazioni di muro sufficienti che non esiste, non è possibile. Quindi nella situazione di gioco, magari quando voglio allenare la situazione di muro difesa, attacco a due avversario, ricreo cosa? Ricreo una sequenza di palle dove l'alzatore è libero di gestire su 4 palloni, partendo dal presupposto che il 50% deve essere fast per giocare la fast, e allora poi lì l'opzione è una scelta a carico del centrale, che anche in funzione della distribuzione dell'alzatore delle palle precedenti si rende conto se è il caso di poter fare un'opzione o no. E però garantisco, numero di volte che la fast viene comunque eseguita, situazioni in cui è una lettura quello che ci porta a fronteggiarla, con qualche occasione in cui anche bisogna allenare il muro d'opzione, perché non è mica una roba che si... Anzi, io non sono un gran fautore delle opzioni, anche perché forse non sono bravissimo a insegnarlo, o anche perché ho trovato solo giocatori scarsi, ma io delle volte che ho chiamato il raddoppio sulla fast nella mia vita penso che abbiamo vinto 3 azioni, tant'è che non è che l'ho chiamato tantissime volte, però... Ma veramente una cosa, ad esempio, che nelle mie squadre non sono ancora stato capace di trovare il modo probabilmente di insegnare bene un efficace raddoppio nel muro della fast. Però per fare un esempio su come lavorare sulla lettura di una situazione di questo tipo, lavorare con un numero di palloni e all'interno di questo strutturare una sequenza o un obbligo numerico di quante volte deve succedere una situazione all'interno di un ventaglio più ampio. Ok, veniamo a parlare dell'errore. Aspetta, Lollo, com'è che fai a insegnare il raddoppio opzione sulla fast? No, una cosa che... No, questa qui che ha detto molto importante, secondo me, di Stefano. Il discorso di anche bloccare, no? Come diceva, con le esclamative, no? Si spostano verso 4. Quindi c'è il discorso dell'attacco della palla veloce in posto 4, della pipe, ok, e dell'attacco sulla palla veloce in posto 2, perché forse poi non c'è neanche più l'attacco del centrale. È logico che in un riscaldamento, volendo, come dice Stefano giustamente, tu c'hai un riscaldamento dove hai questa successione di attacchi solo super e pipe, poi attacchi super in 2 e pipe. Quindi all'inizio la lettura è praticamente codificata da una parte e dall'altra. L'evoluzione, quindi lo step nell'allenamento, è arrivare a lasciare il palleggiatore libero, come diceva, e questa è la cosa più importante. Tu usi il warm up, ok, per la situazione di lettura, e questo è quel feedback che parlavamo prima. Se io mi devo spostare sulla palla veloce in posto 4 e so che l'ampiezza della rete è a sinistra, poi lo spostamento a sinistra lo devo sapere come devo fare. Non esiste più una collocazione tecnica apertura incrocio, c'è corsa e ultimo step, ok, con le spalle parallele alla rete, e non ci interessa niente, non è più tecnica, no? Quindi è importantissimo questo sviluppo, quindi questo
step by step arrivare nell'insegnare, quindi nel spingere il giocatore a dire la lettura è questa, su questa palla può succedere questo e questo in questo momento, questo pipe è 2 o pipe è 4, ok, ma il terzo step è adesso succede tutto, eh. Quindi tu adesso sai qual è il feeling, sai qual è il... Adesso dammi il feedback che stai leggendo veramente. Quindi limitare le letture a piccoli pezzi e poi mettergliele in mezzo. Cioè quello che ha detto Stefano è fondamentale. Non possiamo arrivare lì e dargli il tutto subito, come non possiamo andare lì e dargli solo due situazioni di attacco. Perché così limitiamo, non è più lettura, andiamo a limitare il giocatore nelle sue idee che può fare. Bene, bene. Veniamo a parlare del tema dell'errore. Prima Lorenzo ci ha detto qualche cosa di questo aspetto qui. Come affrontiamo l'errore, gestione, correzione, rapporto con l'errore? Qual è la tua idea? Ma anche questo qui, secondo me, anche questa parte l'esperienza... conta tanto, no? Mi ricordo all'inizio l'errore da giocatore, da allenatore delle giovani, valeva tanto. Adesso l'errore vale poco. Vale poco soprattutto se entra in quei codici che noi sappiamo. Quindi se noi, per esempio, sappiamo il discorso che vogliamo attaccare forte, prendiamolo in attacco, no? Abbiamo parlato tanto con le giocatrici quest'anno dell'errore in attacco. Qual è l'errore in attacco? Se tu sei un giocatore che ti piace attaccare diagonale, quando attacchi diagonale devi far esplodere la difesa, non puoi attaccare un roll shot in diagonale. Quindi se tu attacchi piano in diagonale e ti difendono, ok, per me quello lì non è qualcosa che aiuta la squadra, ok, non è un errore perché tu ma non è neanche errore se tu vai sulla diagonale e attacchi forte e la palla esce di 10 centimetri, ok. Mi fai vedere, per me è molto più sbagliato l'idea di uscire dai codici che abbiamo, nel senso io sono alla ricerca di un money out, sto cercando il money out, lo cerchiamo insieme con il muro finto, iniziamo a giocare con il muro finto a capire, anche col lancio. Quindi l'idea dell'errore deve essere un'idea che non ha senso con quello che stiamo facendo. Tutti gli altri errori che mi dicono ci sto provando, che cosa manca? Mi manca il gomito, quindi... andiamo a fare un'analisi tecnica, perché no? Anche facevamo degli esercizi stupidi, no? Si autolanciavano la palla, giocavano contro il muro finto. Non mi puoi attaccare forte e che la palla ti torni in faccia, perché era già la risposta. Gli dicevo, questo che errore è? Perché lo senti da solo quando tu attacchi nel muro finto, nel mezzo del muro finto, no? Quindi è la ricerca, ok, di tutto il resto. Poi con loro, perché l'enfasi dell'errore, cioè enfatizzare l'errore, no, il body language, il linguaggio del corpo dell'allenatore, secondo me c'è questo aspetto che quando allenatore e giocatore sanno insieme cosa è l'errore, cioè uscire fuori da certi canoni, che però fa parte di, tra questi canoni c'è anche l'intuizione, perché io non posso sempre dire non sono un robot, e allora su questa palla facciamo money out o pallonetto, su questa palla facciamo... L'idea è, per me, è questa qua. Noi ci decidiamo insieme quali sono le cose importanti da fare. Uno è la tecnica, no? Saltiamo dentro il campo, sì. Prendiamo la palla più alta possibile, sì. Velocizziamo il braccio, sì. Ok, adesso cosa facciamo? Adesso guardiamo quello che deve succedere in generale con le squadre. Quindi quando faccio un'analisi mia del mio giocatore, e quest'anno l'abbiamo fatto con una giocatrice qui, che è questa ragazza che parlavamo prima della battuta in salto, che ha delle qualità... mostruosi, dicevo, perché attacchiamo in 6? Perché passo sopra il muro? Va bene. Il giorno che ti arriva dall'altra parte, quella che non ti fa passare sopra il muro, dove attacchiamo noi? Allora, da quel momento lì abbiamo iniziato a capire. Allora, come faccio punto? Faccio punto così. In questo campionato è importante fare punto in che modo? Ok, attaccando forte, ok, parallelo. Bene, dobbiamo imparare bene a fare parallelo money out. Lo sappiamo fare? Sì. Ok, attacchiamo diagonale, dobbiamo far esplodere la difesa. Non attacchiamo diagonale, ok? Là deve uscire una palla che tocca il muro in qualsiasi modo. Quindi, poi, attacco basso, errore. Ma non è che errore, perché era attacco basso? Andiamo a fare un'analisi
però non è che dipende, secondo me, l'enfatizzazione dell'errore dipende dal rapporto che c'hai con il giocatore. Quando tu hai deciso insieme che cos'è importante ed è condiviso, quindi no, perché lo condividiamo insieme, andiamo a capire che quello è l'errore e non c'è bisogno per me, io lo sento che ho sbagliato e sento già il giocatore che non aspetta un mio movimento degli occhi, delle labbra, del corpo che dice lo so che è sbagliato, ma lo sappiamo e ci lavoreremo insieme. Questo secondo me è fondamentale nel discorso della fiducia che prima abbiamo appena accennato, nel discorso della fiducia, quando condividiamo la stessa cosa, l'errore vale poco. Grazie. Stefano? Beh, io... è logico che non si può non condividere come dice Lollo. Io credo che... cioè, ci sono delle cose che, secondo me, il buon senso la fa sempre da padrone, nel senso che cioè, l'errore fa parte del processo. Ah, c'è stato... anche qua, generazionalmente, stiamo cambiando. 20 anni fa, a ogni errore... volavano insulti alla grande destra e sinistra. Adesso se non dici come la mattina quando ti svegli l'errore fa parte del processo, libertà, sembra che stai andando a pisciare in chiesa. Non è così, cioè secondo me l'errore deve essere concepito, deve essere stimolato, perché è di sicuro qualcosa che ci mette nel cammino dell'apprendimento, della crescita. Però cioè l'errore che va nella direzione del miglioramento, nella direzione della crescita, quello che è dettato da una scelta che ha come minimo responsabilità, che è dettato da una scelta proprio, la disattenzione o il non voler affrontare una problematica, o devo dire la verità, anche in alcuni momenti della gara e dei campionati e nelle gare importanti, eccetera, anche in quei momenti lì ci sono dei momenti che l'errore non va bene. Cioè, quello che fa differenza tra se vinciamo e perdiamo o se siamo dei campioni o dei buoni giocatori, a volte è anche la gestione che facciamo dell'errore in questo senso. Quindi bisogna, secondo me, rendersi conto di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando della crescita, stiamo parlando dell'apprendimento, stiamo parlando della sensibilizzare il giocatore a voler essere una versione migliore di sé e di conseguenza spingerlo verso l'affrontare l'errore con, tra virgolette, leggerezza, cioè considerando che sbagliare è necessario, perfetto. Però questo non vuol dire che poi allora non abbiamo più il dovere di mettere coscienza su quello che facciamo, attenzione, scelta, cose di questo tipo. Cioè, alla fine quelli che sbagliano meno quando conta sono quelli che guadagnano più soldi, ci sarà un motivo. Cioè, alla fine bisogna che vinciamo le partite e che vinciamo le competizioni e i campionati. A me è capitato spesso di avere dei giocatori che dopo il 23-21 palla per noi, ace in rice e attacco fuori della stessa giocatrice, che dopo la rice e dopo l'attacco, questo quarto set 2-1 avversario, ma avevo il gomito, ma chi se ne frega del gomito? Cioè in quel caso lì non c'è più il gomito, cioè che non devi sbagliare, perché quella palla lì vuole messa in campo perché è troppo brutta, quella palla lì invece vuole rischiata in un altro modo, non è il gomito, ci sono dei momenti che non è il gomito. Cioè, quindi insomma io sono... è indubbio che l'errore faccia parte del processo e che lo dobbiamo sensibilizzare, però è anche indubbio che bisogna passare l'idea di una certa capacità di assunzione di responsabilità, anche nostra. Noi siamo esemplari da questo punto di vista, la nostra coerenza proprio nella maniera in cui sottolineiamo queste situazioni, in cui ci comportiamo di fronte all'errore, è determinante, perché non è che ci viene a comodo di comportarci in un modo perché è più importante, o in un altro modo, in una situazione differente, no? Però se no perdiamo anche un po' di credibilità. Cioè, però okay. Insomma, si deve avere un po' di equilibrio, ecco. Bene, la parola d'ordine è equilibrio, giusto. Sull'autonomia, Ainen un po' ci ha detto alcune cose, insomma, che ci hanno lasciato anche un po' così, diverse rispetto agli altri. Ecco, qual è la vostra idea, insomma, nel rapporto con i giocatori, quanta autonomia lasciate e quanto condividete anche con loro? Lorenzo?
L'idea dell'autonomia nel meeting iniziale dell'anno, secondo me, va subito puntualizzato che il lavoro dell'allenatore, okay, è far attaccare l'ultimo pallone del campionato per terra, dove io non influisco sul giocatore. Cioè, quindi tutto l'anno lavoro per non avere un robot, quindi lavoro tutto l'anno per dare l'autonomia, per avere le capacità di attaccare l'ultimo pallone, perché l'ultimo pallone sarà in campo da solo e sarà quello che scotta, sarà tutto quello. Quindi cioè, il discorso è, quando ci vediamo, logicamente è lo studio, no? Siamo nuovi, io siamo un giocatore con un allenatore, quindi ci studiamo l'un l'altro, okay? Poi iniziamo a cooperare insieme, perché iniziamo a lavorare insieme, iniziamo a condividere le stesse cose, iniziamo a darci, sulla condivisione iniziamo a darci l'un l'altro fiducia. Quando arriva la fiducia, arriva l'autonomia del giocatore. È logico, come ti dicevo, è l'obiettivo a inizio anno che io mi do sempre, e che nella riunione dico: il mio obiettivo è che tu attacchi l'ultimo pallone, tu generale, nella squadra, senza il mio bisogno, perché io non ci sarò. Quindi, se non sei arrivato indipendente, quindi in quel momento lì, e non hai la tua autonomia, ok, perché tante volte nel femminile è vero che abbiamo questo rapporto, tra virgolette, morboso, che la giocatrice si gira anche dall'allenatore, cioè non deve esistere. Mi ricordo anche a me, quando ero più giovane, mi piaceva che il giocatore fosse legato a me. Il giocatore non deve essere legato a me. Il giocatore deve lavorare insieme a me per la vittoria. E quindi arrivare a al discorso dell'autonomia, per me, è proprio quello lì. Ma è come parlavamo prima della sinusoide per la psicologia della squadra, no? Dei ruoli, è la stessa cosa. Cioè, ci studiamo, okay, cooperiamo, perché lavoriamo, condividiamo, e ti devo rendere autonomo. Questo qui è l'idea generale, e in tutto devo provare, cioè, tutto quello che stiamo parlando, anche sul discorso che facevamo prima, lo stesso discorso della gestione dell'errore, che noi ci possiamo, è vero, è tutto vero, noi possiamo fare quello che vogliamo, però alla fine, cioè, vinciamo e perdiamo insieme. Quindi più regole ci diamo tra di noi, ma che sono regole non robotiche, sono regole da rispettare per vincere. Quindi io faccio il mio, tu fai il tuo, ma nel contesto reale, non... per cui questo qui deve portarmi all'autonomia. Per me l'autonomia diventa l'indipendenza, e l'indipendenza è di riuscire a far punto senza il bisogno, l'ultimo punto senza il bisogno dell'allenatore, condividendo i 9 mesi di lavoro insieme. Grazie, Stefano. Ma io sono... Prima chi inizia, qui c'è una nota: grande Lavarini, in 3 mesi l'unico che parla senza ipocrisia della gestione dell'errore. vai Stefano. Ma no, sul discorso della gestione della squadra, dell'autonomia, io faccio una discreta distinzione tra il gioco e l'individuo e la squadra, nel senso che da un punto di vista individuale la vedo pienamente come Lollo, tendo a voler ricreare quel genere di relazione, di fiducia che mi può portare a spingere anche nel confronto diretto il giocatore a essere molto padrone, molto così, molto proprietario di quelle che sono le scelte che facciamo, la metodologia di lavoro e quello che, in cosa investiamo perché migliori individualmente. Mi piace che sempre il giocatore all'interno del gioco, del campo, a me non disturba se dentro dei binari o eccetto alcuni momenti specifici si prende la libertà di esprimere quello che in linea di massima è il suo talento. Se no c'ero lì io, se c'è lì lui ci sarà un motivo. La maggioranza dei grandi giocatori con cui ho lavorato mi hanno insegnato questa cosa qua, ma non me l'hanno insegnata a parole o in brutti modi, me l'hanno insegnata semplicemente guardando cosa succedeva. E per grandi giocatori non parlo solo di Kim Jong-un, di Eleonora Lobianco, parlo anche della Jelena Blagojevic, che gioca ad alto livello, tant'è che è l'unica
giocatrice con il fisico che ha lei, che può giocare titolare in una nazionale come quella della Serbia, o ha potuto farlo per diversi periodi. Però ecco, questi grandi giocatori, questi grandi conoscitori del gioco, dopo due volte che mi è capitato di dargli dei suggerimenti ed eravamo ancora al primo set, mi guardavano con una faccia che voleva dire: gioco io o giochi te? Vuoi darmi un auricolare anche a me, che così so cosa devo fare? Quindi è indubbio che sono favorevolissimo a questo genere di autonomia, cioè quello che ognuno diventi molto proprietario della sua, del suo percorso di crescita individuale, anche perché fa sempre parte di quello che è l'intenzione di mettere la squadra al centro. Quello che porti tu alla squadra, cos'è che porti tu alla squadra? E quindi automaticamente mi piace questo genere di autonomia e mi piace dentro il gioco. Per quanto riguarda la gestione della squadra, eccetera, sono decisamente meno abituato a vederla così. Vital ha raccontato delle dinamiche particolari, ma anche gli altri colleghi. Poi soprattutto credo che ancora, tra virgolette, ci siano un po' di differenze tra maschi e femmine in questo senso, ma io su quello che è la gestione della squadra penso che debba rimanere un po' più nelle nostre mani la scelta di quello che è il bene comune per quanto riguarda programmazione, per quanto riguarda gestione dei carichi di lavoro, gestione della settimana di allenamento, scelte. Ovvero, ripeto, io sono uno che ascolta veramente tutti quanti, però e ascolto anche le giocatrici, ma ritengo che per quello che è la gestione della squadra devi più avvertire dei segnali che andare a cercare il loro punto di vista su molti aspetti, perché ho ancora un po' la sensazione che troppo spesso per il singolo atleta, quando si parla della squadra, in alcune situazioni l'interesse, tra virgolette, personale venga prima o non possa avere la stessa lucidità. Di conseguenza, su quello che è la gestione della squadra ci penso io. Poi mi consiglio con tutti quelli che ho attorno, ascolto chiunque, faccio le mie valutazioni, faccio così anche con l'atleta, logicamente con l'atleta che si è guadagnato quella considerazione, quell'autonomia di cui si parlava prima, con l'esempio, con la conoscenza diretta, e allora lì cerco di carpire magari dei segnali anche su altri aspetti. Però se no, in generale, secondo me siamo lì noi per prendere determinate decisioni, e aprire troppo questo genere di relazione non è una cosa che mi lascia confortevole, ecco. Non voglio dire che sia sbagliato. Per la mia indole, per il mio background, non è il campo dove si debba aprire a una, così, i confini tra quelli che sono i ruoli, tra lo staff tecnico, le giocatrici, i dirigenti, gli sponsor e cose di questo tipo. Cioè, i ruoli devono essere indiscussi, su queste cose qui non si va. Sì, no. Grazie Stefano. Siamo arrivati alla conclusione di questo viaggio con due grandi esperti di pallavolo femminile, due grandi allenatori con grande esperienza internazionale, e potrei dire che è stato un viaggio pieno, come dire, di situazioni schiette, no? Come quelle che hanno caratterizzato Stefano, ma anche come dire, tanti messaggi utili per noi allenatori da riproporre nei nostri allenamenti. Rocco? Sì, insomma, stiamo parlando di due allenatori che hanno fatto grandi lavori all'estero, ma anche in Italia, e sono allenatori che, insomma, ci piaceva sentire, e oggi abbiamo avuto questa conferma, per cui, insomma, è stato un altro incontro molto molto interessante. È stato bello anche che all'inizio gli avevamo fatto, a mio avviso, commentare quello che hanno sentito, no? Oltre che dire poi quella che è la loro grande esperienza che hanno maturato in questi anni. Tra l'altro, io oggi ho fatto un po' più di battute del solito, perché Lorenzo Micelli, mi ricordo quando giocava nella squadra di Marco Mencarelli, era un ragazzino, perché lui è più giovane di me, per cui lo conosco da una vita. E stesso discorso con Stefano Lavarini, insomma, quando eri l'assistente di Marco in nazionale, Club Italia, insomma, sono... Ho anche un ricordo di te che mi è venuto in mente l'altro giorno quando mi hai scritto, di un eri a Iesi in A2, se non sbaglio. Cioè, c'è stata questa cosa?
Ricordo bene? Sì, sì, certo. Che anno era? Io ero a Trecate, sono venuto a vedere l'allenamento di battute ricce della mattina e te giocavi contro Luciano. Sì, sì, come no, come no. Che anno era? Adesso mi metti un po' in difficoltà. Secondo me era il 99-2000, insomma, perché i capelli bianchi, vedi, fanno sì che sono passati tanti anni. Però sì, sì, assolutamente sì. Lorenzo, a te l'ultima battuta per salutare tutti. No, vi ringrazio perché poi al di là che mi piace ascoltare tutti, sia del maschile che del femminile, perché mi vedo immerso in tutto, mi piace prendere da tutti. È logico che in questa piattaforma quello che ho trovato, non voglio essere ripetitivo, quello che ho detto all'inizio, è tanta voglia di fare pallavolo da parte di tutti, di ascoltare e soprattutto di farla bene, perché c'è tutti, poi parlando anche fuori, quelli che mi hanno, che quando mi hanno parlato, ho detto sì, guarda, è stato anche per me molto interessante, anche se poi personaggi come il prof, che lo vedo, lo saluto, De Giorgi, che li conosco da tanti anni, li ascolto tante volte, sono sempre attuali, ok? E sempre motivati, e la cosa più bella è vedere la motivazione di tutti noi, non solo logicamente, perché anche quelli che seguono sono motivati, se no non sarebbero qua a seguirsi. Quindi questa qui è la carica che dobbiamo avere, che è poi quella che dobbiamo poi portare in palestra per fare del bene per la pallavolo. Stefano? Ma io adesso, a proposito del professore, c'è stato prima, ho fatto un intervento e voi stavate sorridendo su qualcosa e il professore ha spento la telecamera e io ho detto no, devo aver fatto proprio una figura di merda, perché se addirittura ritiene di dover spegnere la telecamera e andarsene via, sono andato nelle altre pagine a cercare se c'era ancora, aveva solo spento la telecamera. Comunque, tolto questo per me, guarda, io fondamentalmente chiudo dicendo questa cosa qua, io davvero non ho mai giocato a pallavolo e per me la pallavolo è nata in un contesto un po' particolare, no? Che era il settore giovanile di Omegna, negli anni in cui c'erano Leonardo Lobianco, Paola Cardullo, Luciano Pedullà, questi personaggi che sono stati... io cominciando ad andare a vedere loro ho cominciato ad appassionarmi di questo lavoro, ma a me quello che interessa è il lavoro dell'allenatore di pallavolo, molto più che non la pallavolo stessa. Di conseguenza... è capitato spesso, ancora capita, che quando io entro in una palestra a vedere una partita, spesse volte guardo gli allenatori. A me interessa di più vedere come si muovono, cosa fanno, cosa dicono. E qui io, invece che guardare le partite di pallavolo, ho fatto un sacco di serate in cui ho potuto guardare dei professionisti di livello assoluto fare la stessa cosa, così come quando giravo per le palestre a raccogliere i palloni quando ero un po' più giovane. Quindi per me è stato un grosso, così, una grossa esperienza, e lo sarà anche nell'andare a rivedermi le puntate, perché il centro della mia passione è il ruolo dell'allenatore di pallavolo, ancora probabilmente che la pallavolo stessa. Quindi è bellissimo condividere tutti questi momenti. Stefano, dicevi di Pedullà, insomma venerdì avremo proprio Luciano Pedullà e parleremo della FAST, quindi insomma siete tutti invitati, ma non solo Luciano Pedullà, Maurizio, abbiamo anche... Esatto, diciamola tutta, perché abbiamo Luciano Pedullà, Anna Vania Mello e Martina Guicci, quindi insomma direi che sono dei belli esperti, no? E penso che sia Pedullà è l'unico che ha potuto fare una conferenza con due donne? Ma lui viene prima di te come età e quindi gliel'abbiamo concesso. Bene. Salutiamo anche Rock Stiff, lo ringraziamo come sempre per l'aiuto. Grazie Rock. Grazie Lorenzo. Grazie Lorenzo, grazie Stefano. Ciao ragazzi, grazie. Buona serata. Ciao, grazie.